21, SC Mazzarese ed Enna 20, adesso la Mazzarese in avanti con testa, buon diagonale di testa che attraversa l'intero specchio della porta. Appunto giallorossi della società Mazzarese, adesso ci prova, tiro ancora la Profavara, pallone in avanti, cross pericoloso, ma Furnari in due tempi, l'ingresso anche di, ricordiamo, attenzione, palla pericolosa, ma è proprio Benivegna, bravissimo Benivegna, molto particolare anche l'approccio in aria da parte degli attaccanti della Profavara, che insomma partono lateralmente. Camilleri in avanti, attenzione, colpo di testa del numero 7 alla Piana, e adesso esce pericolosamente, attenzione, ma era insomma fuori gioco. Crediamo Calagna, ancora Galfano, buona occasione di Galfano, pallone per testa, si gira bene, vediamo, serve Galfano, vediamo adesso Galfano, entra in aria Galfano, tenta il primo palo, arrivata sempre Secum, adesso pallone per Giordano, vediamo pallone per De Luca, attenzione, aggancio, probabilmente fuori gioco, sì, l'arbitro ha visto un fuori gioco. Ed ecco, e arriva proprio ora, d'altronde si è perso poco tempo, quindi si va a riposo sullo 0-0, batte Mistretta direttamente e colpisce la traversa con un tiro forte, centrale ma potente. Adesso calcio d'angolo e attenzione, Modù, di testa Modù. Lupo per Galfano in avanti ed è il numero 5 Miano a sventare. Attenzione, mischia in aria e poi pallone nuovamente sulla traversa, Galfano. Quindi Benivegna ancora in avanti, buono questo pallone, attenzione, è bello, e bella la conclusione di testa. Attenzione, tiro da lontano, ancora la Mazzarese, buonissimo Mistretta, il diagonale di Mistretta, altra occasione di Mistretta, la traversa due volte ma anche qualche occasione, e adesso attenzione perché è ancora in avanti Profavara, che è pericoloso, attenzione perché la squadra ospite viene in avanti ed è il gol, ed è il gol. Vediamo, pallone in avanti, Secum, buono, esce Eire, smanaccia, buono. E tiro! Il tempo è quasi scaduto, meglio, è scaduto proprio il tempo anche supplementare, i 5 minuti. Vediamo se c'è l'occasione per un ultimo attacco. Ma insomma, è il Profavara adesso con Fricano, che però insomma... tira laterale, adesso arriva il triplice fischio, quando triplice fischio da parte dell'arbitro Roberto Aratri allo stadio Nino Vaccara, Profavara 1 Mazzarese 0.